Un minuto con Padre Pio dei luoghi del convento di San Giovanni Rotondo. Oggi ci troviamo nel giardino dei frati minori cappuccini, qui per raccontarvi le vostre storie. Ecco, vedete questo indirizzo di posta elettronica, in tanti ci scrivete, tanti ci chiedono quando verrà letta la testimonianza. Ecco, un po' alla volta leggeremo tutte le testimonianze, anche se non avete avuto risposta. Le vostre storie sono al sicuro, anzi, se avete l'opportunità, inviatela nuovamente. Oggi per raccontare la storia di Francesco, nome inventato perché l'amico che ci ha scritto vuole mantenere l'anonimato, un giovane della provincia di Bari che vive la sua vita fin dall'infanzia sotto la protezione di Padre Pio, cresciuto in oratorio, servendo la messa come ministrante, sempre stato vicino a Dio e a Maria, racconta, con la figura di Padre Pio costante nella sua vita. 2020, la vita di Francesco subisce un duro colpo, una delusione d'amore lo travolge, lo lascia sconvolto, mi crolla il mondo addosso, scrive, ricordando quel periodo in cui la relazione a cui teneva profondamente finisce all'improvviso. In quel contesto poi il Covid non fa che aggravare la situazione, rendendo sempre più triste e chiuso in se stesso Francesco. Le lacrime diventano parte della sua quotidianità, piange da solo, sia in casa che al lavoro. Ero ad un passo dalla depressione, o forse ne ero già dentro, confida. In cerca di sollievo, Francesco si affida alla preghiera, pregando incessantemente, quasi in modo ossessivo. Un giorno, proprio nel mezzo di questo periodo buio, sogna Padre Pio. Nel sogno si trova in una stanza, infastidito da una figura nera di cui non riesce a vedere il volto. D'istinto si ripara dietro qualcuno e girandosi vede dei sandali, un saio, Padre Pio. Nonostante il sogno, al mattino Francesco prosegue la sua routine quotidiana senza dare importanza all'accaduto, ma la situazione non migliora. Francesco è sempre profondamente triste. E allora che Padre Pio torna nei suoi sogni. Questa volta Francesco tenta di pregare recitando il Padre Nostro, ma si blocca ripetutamente. Accanto a lui, seduto in silenzio, con una mano sulla testa, c'è Padre Pio. Alla sua ennesima difficoltà nel pregare, il santo lo guarda e senza muovere le labbra gli dice: «Voglio, ma tu che hai detto?». La mattina successiva Francesco si sveglia pensieroso. Racconta questo sogno a sua mamma, che lo rassicura: «Francesco, lui vuole aiutarti, non vuole vederti triste». Queste parole lo toccano profondamente, facendolo così scoppiare in lacrime. Da quel momento lui decide di documentarsi su Padre Pio, cercando delle risposte anche alle esperienze, alla sua vita. Beh, si imbatte nella nostra rubrica sul tema «Ho sognato Padre Pio». Trova delle storie simili alla sua. La consapevolezza che altre persone hanno vissuto queste manifestazioni simili e il riconoscimento di quel «Wagliò», tipicamente campano, gli riaccendono la speranza. Qualche giorno dopo sua mamma trova un santino fuori dal portone di casa, lo consegna a Francesco dicendolo: «Leggi, guarda, lui è accanto a te». Il messaggio recita così: «Non disperarti, la disperazione non giova a nulla, prega e spera, il Dio è misericordioso, ascolterà la tua preghiera». Queste parole danno forza a Francesco, che comincia a reagire. Ogni giorno passa in chiesa per una preghiera, partecipando regolarmente alla Santa Messa Domenicale. E dopo qualche settimana, Padre Pio di nuovo nel sogno di Francesco. Questa volta la stanza del sogno è la stessa, ma tutto appare più leggero. Padre Pio alla finestra, illuminato in un fascio di luce, le sue mani sono avvolte nelle maniche del saio, un sorriso, si guarda attorno compiaciuto. Francesco si sveglia con una sensazione di sollievo questa volta, che lentamente si fa strada dentro di lui. Nonostante non sia ancora riuscito a visitare San Giovanni Rotondo, promette a se stesso di farlo al più presto, sapendo che Padre Pio lo aspetta. So che lui mi aspetta e cercherò di rimediare al più presto possibile. Quando sarò lì, lo ringrazierò ancora una volta per tutto ciò che ha fatto lui per me e gli dirò: «Perdonami per l'attesa».